Con il rettore Dino Mastrocola l'università è sempre molto vicina al mondo dello sport. Abbiamo nominato nel corso di questo incontro Luciano Russi, Gabriele Gravina è stato comunque una parte importante e oggi questo convegno per parlare del mondo arbitrale. Sì, un convegno che parla del mondo arbitrale all'interno di un percorso formativo importante, quello del Master di Comunicazione e Politiche dello Sport, che è un percorso formativo che si prefigge di formare dirigenti nel settore sportivo. Nel solco della tradizione, come si diceva prima, di Teramo, un'università che ha sempre dedicato allo sport attenzione, nella convinzione che molti aspetti dello sport vanno anche insegnati e non soltanto forse per gli addetti ai lavori, ma in generale perché la formazione in campo sportivo fa parte della formazione del buon cittadino. Aneddoti e curiosità anche per chiarire qualche aspetto che sembra misterioso da parte del mondo arbitrale. Sì, ma devo dire che i relatori sono stati bravissimi perché noi siamo abituati, come ho avuto modo di dire, da tifosi faziosi, insomma, a vedere il tutto dall'esterno, mentre ci hanno spiegato come non bastano le regole per quanto ferre, serve poi la parte umana e la capacità di interpretare le regole. Insomma, quindi il ruolo dell'uomo arbitro è fondamentale. Va bene le lezioni da casa, ma si sta riprendendo pian piano anche con il mondo di università, con le lezioni in presenza, che sono tutt'altra cosa. Assolutamente sì, le lezioni da casa sono state una sorta di intervento in un momento difficile, adesso devono tornare a lasciare posto a quella che è veramente l'università, cioè una comunità viva e vitale.